Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di Forza Horizon 5. Ieri abbiamo iniziato la settimana con una super novità, ma oggi rieccoci tornati in Messico, dove Gigino e la sua banda sta prendendo piede, perché attenzione, oggi, se ho capito bene, potremmo fare un incontro molto interessante con un personaggio molto influente in queste terre messicane, prima che Gigino lo sotterri vivo e si prenda tutto lui. Ah, noi non agiamo così? Ok, a quanto pare ce lo ingrazieremo e lo porteremo in AM4R. Ma di chi stiamo parlando, signori? In qualche zona del Messico, un pochettino più isolata, ci hanno parlato di questo tizio che ci vuole conoscere. Vedete, Ramiro vuole presentarti qualcuno di molto speciale, evidentemente una personalità di spicco nel mondo delle corse messicane che non possiamo ovviamente tralasciare. Ecco che sull'agenda cesarinica sbuca, infatti, vedi, siamo arrivati finalmente a sto Lucia de Carreteras, i carrellini della Lidl modificati, ma ci dice proprio: ottieni l'approvazione di El Campeón. Ma chi minchia è El Campeón? Non lo so neanche io, andiamolo a scoprire. Vediamo se ci convince questo fantomatico campeone. Se non ci dovesse convincere, prendiamo subito un furgone verdure, gli sbattiamo sopra 1800 cavalli. Nel frattempo stiamo andando da lui con la più civile delle nostre Supra, qualcosa di buono ma non eccessivo, non vogliamo subito metterlo a disagio, è un incontro importante. Profilo basso, ragazzi, di AM4R, e poi si vede. Siamo quasi arrivati? Cesarino, in bocca. L'ultimo settore per arrivare dal campione in maniera un pochettino spavalda, così per farsi subito riconoscere. Magari da distante lo stavano già osservando. Eccoci qui con Ramiro che ci dovrebbe aspettare, perché ci deve far conoscere il campione. Fammi vedere, intanto fatti vedere, chi cazzo è questo? Come si permette? Attenzione, Cesarino. Vediamo un pochettino se regge la pressione di personaggi autoctoni importanti. This is El Campeón. Arrivai questo fiestino. Lucha de carreteras fighters in Mexico. Signor campeón, may I present the driver Mysterio. I told you about? Híjole, that went well. Wait, what? Has detto. That means el campeón will train you. But you must prove that you're worth his time. I've got a car ready. Non ho capito. Questo campeón vorrebbe insegnarmi cosa fare? So, you really keep that speed up. Lucha de carreteras is about agility, speed and precision. 209 km orari? Oh cazzo, campeone, fate sul serio qua in Messico. Ma sta con me Rey Mysterio? È che non è bello voltarsi indietro, c'è pure il traffico. No, sono da solo. Vabbè, non si fida, è rimasto lì con Ramiro. Non è facilissimo, perché questa è una macchina da rally, diciamo, come accelerazione ce ne ha, ma velocità massima non è quello per cui è pensato. Infatti guarda, fai 2.30, 6 marce, meno male. Dobbiamo fare bella figura, ragazzi, eh? Potrebbe anche essere un banco di prova per Cesarino, magari il campeone Mysterio si è già incontrato con Gigino e sono già d'accordo per capire se Cesarino sta pensando troppo ad Alejandra, magari, o se è concentrato sul pezzo e sul nostro obiettivo messicano. Ci stiamo provando. Adesso si è abbastanza stabilizzata la situazione. La strada non sembra complicata per mantenere il 209 all'ora e oltre. Attenzione, un pochettino una chicane interessante. Continuano qua con i gippetti ad attraversare. Bravo Cesarino. Quasi finita. L'abbiamo persa solo in fase iniziale per un attimo. Ovviamente a parte proprio l'inizio per prenderla la velocità, ma. E poi adesso nel finale, ma direi che. Direi. Well done. Campeone, subito un test a testa, dai. Take you on as a student. Cagare, ma quale allievo, Cesarino? Non ha più bisogno di insegnanti. Attenzione, un'altra sessione di allenamento? E poi il campeone è il nome d'arte, ma lui è Lucio de Carreteras, cioè, mezzo messicano e mezzo italiano. Lucio. Cos'è sta roba qua? Ah, c'è un hangar, mi sa. Andiamo, che voglio capire questo Carreteras
che intenzioni ha qui? E forse non è ben chiara la situazione. Eccoci qua, non vedo case nei dintorni. Dove si nasconde questo? Allora, signor Lucio, a che gioco stiamo giocando? Devi allenarti, attenzione. Secondo me è tutta una messa in scena da parte di Gigino per far allenare un pochettino di più Cesarino, che stava un pochettino perdendo la testa con la serranda qua. Tre fasi. Any questions? Dove sei, Ramiro? Dov'è? Yes, you do. But you have no, to earn it Cesarino, first. Il wrestling lo facciamo dopo. Vuole pure lui la maschera, vedi? Si fa condizionare. Va bene, subito prova classica di abilità. Combinse lo spettacolo Mexican Wrestling con il poder de las carreras de autos. Vedi, ma davvero allora? Giustamente, messicano. Ci sta. È solo che non è facile. È troppo veloce la strada per fare skill strane e abilità varie. Cesarino, improvvisa, vai nei tulipani là. Mo il coraggio, mo. Cesarino, ma la cambiamo un po' sto fiestino? Che male non è, però. Luce de carretera soften demands bravery as well as a skill. See if you can make it through this one, valiente. 128 all'ora. Valiente. Quindi forse è un percorso più difficile questo qua. Dai, Ramiro, zitto. La doble del riesgo jump off his car into the ring. That's part the idea for Luce de carreteras. Attenzione. Guardalo. Cioè, quindi praticamente sto qua sta combinando la spettacolarità del wrestling con le macchine, per quello che ci sono pure salti, cose varie. Ma è carina come idea, però. Non ho capito se però Cesarino deve diventare un pilota professionista o un lottatore, perché il fisico non credo che ce l'abbia. Usiamo. Attenzione, mega salti, occhio Cesarino. Doppio. Sharp right, coming up. Sharp right, si fa così. Lo so, torna sui 129, ma oddio, veloce. Mamma mia. Quando si rallenta un po' di strizza viene, 3 minuti e 20. Manca solo un chilometro e 3. Oddio. Only the brave can score like that. Beh, insomma, Cesarino, il coraggio non manca. Batte una sega. Oh, mamma mia, attenzione. Evitiamo le derapate in freno a mano, perché perdiamo velocità. E non è questo il senso. Ci stiamo mettendo la metà. Esatta. This is the final test. Attenzione, il test finale. In a test of speed. Lo scontro finale? Dov'è? Oh no, vabbè, però il campione, tanta stima, ma, scusi, campione, ma lei è una sola. Ready? Campione? Lei fa cacare. Facciamo così, tu prendi a schiaffi la gente, io guido, campione, va bene? E non mi sembra che ci sia molto altro. Cazzo, c'è pure una ragazza, il 205 turbo. Beh, naturalmente sei originale, niente a che vedere con sta fiesta devastante, però. Cuidado! Extreme left turn! Attenzione! Wow, Cesarino! Come la salva? Non l'aveva neanche vista! Lui la fa pulita, ragazzi! Mi sa che qua è più uno scambio culturale, Lui ci insegna a lottare, ma noi insegniamo un po' a guidare. Non è possibile far quelle curve lì, caro campione! Guarda come si fa! Naturalmente sta recuperando in realtà guidando pulito, però non è divertente, campione. Gigino vuole lo spettacolo. The Rudos route could really save us a few seconds. Campione di sto cazzo. Ha detto? Ah, c'era la scorciatoia. Vabbè, funziona. Il campione. Don't miss the turn. Oco, I heard there's a shortcut behind. Non è che ho sentito don't miss the turn e ho capito che non era una vera strada. Ma che mi ci dovevo buttare? Cosa c'è qua? Una chicane? Attenzione! Gincana! Ai ai ai! Oddio! Questa l'abbiamo affrontata con un po' di... Vabbè. Meno male che è scarso sto campione, perché quello poteva essere un errore che poteva costare caro. Cattivi così? You did it! Su dalla Ziggurat. You've got a big future ahead of you.
Ma questo lo sapevamo già, però Ramiro, beh, ragazzi, ma pure Ramiro non è che ci conosce benissimo, eh? Non si è studiato. Toro Loco! No, Cesarino che mi diventa Toro Loco, ma che vuol dire sta cosa? Scusi campione, devo fare due chiacchiere. Your first tiro is ready. Come with me and let's get you set up. Attenzione, primo incontro di wrestling a quattro ruote per Cesarino, che deve uscire dalle sabbie mobili con la Supra qua. Non facile, ecco la strada. Attenzione, raga, ma quante carrierine ci sono? C'è un botto di storia. E mi viene da dire meno male, perché col parco auto iniziale identico a Forza Horizon 4. Meno male che abbiamo questo, eh. Diciamo che l'avevano anche un po' promesso. Un pochettino più di narrativa, più di avventura. È andato a rubare, a rubacchiare un pochettino anche dai migliori Need for Speed, sto gioco. Il primo incontro di Cesarino nel team di Car Wrestling. Oh. Ma dai, ma è Cesarino quello? Don't ever tell anyone your real name. When you wear the mask, you are Toro Loco. Ma, ah, ok, solo quando indossi la maschera, però. Doppia personalità per Cesarino? Avete visto che la macchina sul tetto c'ha pure l'adesivo? Il combat is about to begin! Ma che devo fare? Ah, i punti abilitati. Ah, scusa, ma se vuoi fare il wrestling non bisogna prendersi le ammazzate? Certo, non è il massimo andare avanti e indietro come un coglione a fare punti abilità, però forse riusciamo a qualificarci con un paio di stelle. Eh sì, a 120 non ci si arriva, però a 60 siamo arrivati. Che performance ho dato ad aspettarsi da Toro Loco! Guarda quel Cesarino con la... With this round complete, Toro Loco will move on to a qualifying round on the road to the stadium! Attenzione, noce de luce de carreteras! Estravaganza, stiamo entrando in una specie di autodromo susterrato. Che vuole mo sto campione? Speriamo qualcosa di... You have arrived at your destination. Divertente, magari anche in compagnia. Damas y caballeros, in the next boat I present the worthy opponent for... Attenzione, l'avversario di Toro Loco Cesarino? E chi è? Ah, eccolo lì. Prova a battere il rival. Eh beh, ma sei stupido come il campione, però... Tra l'altro, regà, prima di partire qua non ci dà... Non ci danno le difficoltà, credo. Azione stretta. Ma Cesarino non ha problemi? Bello, però le macchine che usano, devo dire, tanta roba, eh. Prima la 205, adesso la Renault 5 Turbo. Se andassero anche loro come piloti, sarebbe tutto molto più interessante. Questa è una specie di rallycross qua dentro. Dove? Oddio! Attenzione, ci si confonde. Cesarino tiene giù, sfrutta tutta la pista. Ma io sono onorato, signor campione, però i suoi piloti fanno un po' cacare. Speriamo che non sia tutto, perché mi scusi. Che vuoi, Rami? Calm down, Ramiro. Infatti, Rami, cioè... Il forzuto has called you... has called Toro Loco. Ma chi è il forzuto? El forzuto? The nemesis of El Campeon, right? Cioè, praticamente... Mamma mia, un po' losco, questo campione. Sta usando Cesarino per battere il suo avversario storico. Che lui non è mai riuscito a battere da solo. E adesso sta chiedendo l'aiuto a Cesarino. Come il campione siamo a posto. D'altronde la sua nemesi, cioè, non può essere, altrimenti gli avrebbe fatto un culo così. Damas y caballeros, it's time for the battle of the century. El forzudo versus Toro Loco. E che poi quello è lui, è il campione, c'ha la tutina rosa e noi siamo... È un po' diversa questa Focus. Attenzione. No cage can hold them. Dai forzudo. Guardate cosa lucia. The match begins. E poi non devo battere lui, cioè mi dà un tempo da battere. Come se questo qua fosse qui a far presenza e basta. Mamma mia, cosa combina qua Cesarino. Oh cazzo, sto Focus abbastanza devastante. Guardalo, il forzudo.
lo sai che ti riprendiamo quando vogliamo, vero Forzi? What a massive battle! The lucha is on! È un po' strano sto fondo, eh? Non è facile. Eccolo Cesarino, che riprende la scia del forzudo. Cambio di direzione, stra agile quella macchina lì, guarda. Dai, almeno un pochettino. Ma qui, no, se torniamo in strada così, mi sa, Forzi, che sei finito. Distrutto subito, infatti. El Forzudo and El Campeon first met in a hard fought tag team race. Sì. Che però è durata un minuto. Immagino che adesso El Forzudo non ci può prendere più, manco se vuole. E così facciamo 3 stelle, mi sa. Una grande vittoria per Cesarino. Una gran vittoria, perché ogni tanto si... taking on Toro Loco is a bold move, a challenge to the master. What is happening? In che senso devo scegliere il Forzudo o il Campeon? Tradimento? La nostra superstar si è unita a Forzudo? Facciamo tradimento perché il Forzudo c'è stato davanti 3 curve, il Campeon invece è partito di... Eccoci qua, signori. You have arrived at your destination. Però siamo sempre qui. Questo è lo stadio, l'arena. Cioè, in effetti uno sta da una parte e uno dall'altra. Dai, siamo onesti, non mi è mai stato simpatico sto Campeon. Se capissi anche qual è la differenza tra questi 2 finali, ma va bene, atteniamoci al piano. Cesarino ha scoperto tutto e si ribella. Il Campeon è un bastardo, ragazzi. Voleva sfruttare Cesarino solo per battere il Forzudo. Campeon! I cannot believe my eyes! Attenzione! Vabbè, bisogna ricorrere contro il Campeon. Vediamo se magari essendo un pochettino risentito andrà più forte. No, fa cagare lo stesso. Dai, ma che è sta difficoltà di sti eventi però? Scusi. E poi, cioè, quello sta correndo con un 205. Bellissimo, per carità, ma così originale. Dove va? Campeon, ma de che? Secondo me, ragazzi, alla fine di tutta sta storia avremo guadagnato un paio di clienti in officina, sia il Campeon sia il Forzudo, perché si renderanno conto che l'arrivo di Gigino ha alzato il livello delle prestazioni, della competitività dei veicoli qui in Messico, e adesso avranno bisogno anche loro di fare il salto e rifornire le loro auto nelle officine M4R, perché a quanto pare sono un pochettino retrogradi, sono rimasti veramente indietro. The drivers are approaching the finish. Veramente il driver, uno solo, quell'altro sta ancora a Udine. Ha detto che c'è un po' di traffico in autostrada. El Forzudo refuses to acknowledge Toro Loco as his equal. Shocking development. Oh, Forzu, ma io ho corso per te. Tutti maledetti, che succede? Attenzione, pure lui? Vuoi prendere gli schiaffi pure tu? Mamma mia, ragazzi, che gente strana, questi qua in Messico. Oh cazzo, ah, di qua. Oh, ma perché non, a volte non gira, si pianta. E comunque sto Forzudo ci mette sempre più in difficoltà, rispetto al Campeon, che è proprio un coglione. Attenzione, è una sfida, Cesarino deve recuperare qua. È più corto, non so, 2 minuti e 20. Viene da pensare che tutto sto tempo non ce l'abbiamo. Adesso è ora di correre, Focus. Quella macchinetta lì di sto Forzudo de merda va fortissima nello stretto. Adesso però comincia a piangere. Mamma mia, quanto gli rimontiamo sull'asfalto. Vieni qua, maledetto. Avevamo un accordo. Oddio, lo sbatto fuori nel tornante. No, scherzo. Che ha fatto? Ma no, scusi Forzudo, quelle sono le barriere dei tifosi. È andato a sbattere nella colonnina. È proprio un... Ragazzi, ma che gente, ma che gente, ma che... Siamo di un altro livello noi qua.
vedi, è lui il traditore alla fine. Toro Lodo is a real fighter, an equal among El Forsudo and El Campeon. Ma io direi qualcosina di più, mi scusi, L'abbiamo fatta intera, ragazzi. Che bello quel paesino lì, abbarbicato sulla collina. Beh, molto interessante, abbiamo fatto una carriera completa, tutti 10 episodi e... Vabbè, quindi praticamente morale della favola oggi, abbiamo conosciuto due lottatori di wrestling, li abbiamo presi a schiaffi noi a loro e basta. Vabbè, signori, saranno contenti coloro che amano i video esclusivamente guidati. Siamo riusciti a raccontare una bella giornata per Cesarino, per carità, ha fatto il suo. Però mi aspettavo qualcosina di più. E per concludere la giornata di oggi, almeno con una piccola gioia, sto andando a prendermi una mega villa che ho scoperto, anche grazie a voi. Poi, scusi, essere gratis. Cioè, noi una volta ci siamo passati davanti, era una casa fighissima. Ora che abbiamo già trascorso un pochettino di tempo qui in Messico, e ora anche di prendere una dimora un attimino più interessante, dovrebbe essere quella lì in fondo, che era vicino a una pista di accelerazione, esattamente. Peccato per questa supera dover affrontare queste strade. Eccola qua. Tra l'altro, che figata, cioè, poterci andare dentro. Vabbè che anche... No, non tutte. Le case su Forza Horizon 4 molto spesso ville del genere avrebbero avuto il cancello sull'ingresso. Questa qua invece ci può entrare a prescindere. Vediamo se è veramente gratis. Sì. Anche se you can move in whenever you're ready. Con il coso VIP dice gratis, quindi boh, magari. Vabbè, ce l'avrò. Anche se è una tenuta un pochettino in mezzo ai campi, non è bellissimo uscirci tipo con una supercar. Dovremmo trovare qualcosa anche di... cioè, che affacci su una strada asfaltata, per la verità. Se no viene un po' complicato, diciamo. Non è che ci vieni con l'Apollo qua dentro, per dire. Però questa rotondina qua davanti è buonissima per allenarsi con i traversoni stretti, modalità gincana. Attenzione, i lampioni costano. Fantastico, guarda, una bestia del genere parcheggiata sul ghiaione fuori casa, come fosse una qualsiasi ritmo Abarth. Chissà che non sia però comunque la cosa più interessante di oggi, forse. No dai, esagerato, è stato comunque divertente. E ve lo dico perché non abbiamo mai fatto un video con tutti e 10 gli episodi di una carrierina. Invece oggi sono andati via tutti, quindi ok. Diciamo che come narrativa qualcosa di interessante c'è pure stato. Avrei preferito un pochettino più di sfida, però, anche perché quegli incontri là non si potevano regolare, la macchina ce la dava loro, quindi lei dice troppo forte. Va bene, servirà ad allargare ancora di più le nostre spalle in questo territorio messicano. Abbiamo capito che i fenomeni locali non hanno ancora capito chi sia davvero Gigino, cosa sia M4R e con chi hanno a che fare. Spero vi siate divertiti. La prossima volta ci occuperemo di una di queste tre cose. Se trovo una bella bar, se trovo un bel affare low cost per il momento, o altrimenti ci buttiamo sulla scena criminale, un capitolo della storia che abbiamo sbloccato proprio oggi nel mese. Un abbraccio ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, vi aspetto anche su Instagram, sempre occhio alla descrizione. Ciao!